Io credo che due parole di presentazione le meriti il libro di cui vi propongo la lettura integrale. È un libro breve, poco meno di 3 ore, ma è un libro tra i più grandi, secondo me, che siano stati scritti, anche proprio per la brevità, per la concisione con cui sono state dette tante cose. Questo libro è La morte di Ivan Illich di Tolstoi. Come presentarlo? È una delle meditazioni sulla morte, che più tra l'altro sono interessanti anche perché problematiche. E credo che si discuta ancora poi sul senso del finale di questo libro, che non sia ancora del tutto chiaro, insomma, per tutti, anche se secondo me Tolstoi lo dice chiaramente nelle ultime battute di questo romanzo, insomma, il senso, come cambia l'accettazione della morte del protagonista. È un libro che contiene tanti temi ed è assolutamente moderno. La modernità consiste in un'analisi psicologica dei personaggi e una attualità della presentazione che Tolstoj ci fa della borghesia, dei rapporti tra l'uomo e il potere, della solitudine in cui si trova il malato, della falsità di un mondo e dell'angoscia di questa solitudine che non trova scampo. E poi, appunto, nell'interrogarsi sul senso della morte e quindi nell'accettazione della morte. È un libro che comincia già, diciamo, con la fine. Il protagonista è lì, morto, quando il libro comincia, e ci mostra le cerimonie che si svolgono sul letto del morto. Queste cerimonie di una grande ipocrisia, a nessuno interessa niente. Tutto il mondo in cui ruotava Ivan Illich, a tutto questo mondo non interessa niente della sua morte. Sono preoccupati d'altro. La moglie stessa è preoccupata di ottenere dal governo, dal ministero, il massimo di quello che può ottenere, essendo il marito defunto, un ex dipendente, insomma, del ministero, della giustizia, del tribunale. È un mondo rappresentato anche in maniera farsesca, c'è cioè una farsa che si consuma in questa rappresentazione della esposizione della salma della morte di questo personaggio. Una farsa che poi viene fuori molto, molto in maniera molto delicata e anche molto arguta, no? Con l'immagine del puff sul quale è seduto il collega di Ivan Illich, no? Che ha questa molla fuori posto, insomma, ogni volta che lui si alza questa molla e lui è costretto a stare seduto per non traballare in continuazione, no? Il discorso con la moglie che cerca di ricavare da lui ulteriori possibilità per spremere il ministero, per fare soldi, e lui che sa già come la moglie, insomma, e che non sa indicarle altre risorse, altre strade. E allora il colloquio non ha più senso, si conclude subito, insomma, perché è un colloquio chiaramente mirato soltanto all'interesse. Dopo di questo, la scena passa ad analizzare un po' tutta la storia della vita di Ivan Illich e analizzando la storia, analizzando i suoi valori, tutto quello che ha motivato, che ha dato senso alla sua vita. E quindi l'elenco di una serie di valori borghesi, valori talmente assimilati, talmente fatti propri dal protagonista, che sono quelli della scalata sociale, del cercare di condividere la visione di chi è più potente di lui, del sentirsi grande perché esercita un potere sui sottomessi, della famiglia vista come rappresentazione di un mondo, come un perbenismo, perché all'interno di questa famiglia che lui riesce a costruire, a un certo punto sia lui che la moglie
si augurano la morte uno dell'altra, insomma, no? Però questa morte, la morte che augura, che si augura la moglie di Vanillis, non è possibile, perché altrimenti non ci sarebbe più la fonte di reddito che manda avanti la famiglia. Quindi tutta una serie di falsi valori, di convenzioni, no? Che poi sono descritti con una grande maestria dal Tolstoi, con una grande ironia, con un grande sarcasmo, per cui c'è questo tratto ironico, sarcastico, molto, molto duro, molto accentuato, insomma, che per esempio non troviamo in altri autori. Io non ho trovato in Dostoevsky, per esempio, e invece si trova ben presente qui, no? Come critica del mondo borghese di tipo statale, insomma, questa borghesia che ha a che fare con la burocrazia, insomma, no? Borghesia che poi si contrappone invece al popolo, ai contadini, impersonalizzati da Gerasim, no? Il quale è portatore invece di valori autentici, è l'unica persona che riesce a stare veramente vicina, a soddisfare alle richieste di comprensione, ai bisogni del morituro Ivan Illich, e a dargli quello che effettivamente lui desidera e vuole, a farlo sentire meno solo. E quindi all'interno di questo perbenismo, di questo decoro, tante volte si usa la parola decoro. A me questa parola decoro poi richiama quante volte l'ho sentita usare, l'ho sentita scritta, l'ho vista scritta in certi cartelloni della Lega. Ma insomma, la convinzione che nel momento in cui ci si è comportati secondo i canoni, si è seguito il decoro, tutto si è fatto per bene, quindi non si può mettere in discussione la propria condotta, la propria vita, no? Perché Ivan Illich si chiede in cosa può aver sbagliato. Uno dei motivi di non accettazione della sua morte è anche questo. Perché cosa ha fatto per meritarla questa morte, no? Si è fatto tutto secondo le regole, se si è sempre comportato bene. Quindi l'incapacità anche di mettersi in discussione, non vedere altro al di fuori dei propri valori, in sé e negli altri. Però dal clima ironico, corale, molti personaggi all'inizio, poi il campo durante il racconto si va sempre più restringendo e si passa dal tragicomico al tragico. Quindi il tragico prevale poi nella parte centrale e nella parte finale del racconto, no? E soprattutto emerge poi la solitudine del protagonista, che si scontra con i personaggi ai quali chiede aiuto, la moglie, la propria famiglia, i medici, che ripetono con lui poi quello che lui faceva come giudice con le altre persone del popolo quando giudicava. E quindi c'è in qualche modo una nemesi, no? Una ritorsione su di lui, di quello che lui era con gli altri. E sempre più aumenta l'isolamento del personaggio, sempre più aumenta la sofferenza del personaggio, che è una sofferenza fisica, ma soprattutto anche morale, ma anche fisica, e la mancanza di una comprensione che lui cerca e che non trova. Non c'è mai partecipazione, non c'è mai solidarietà, non c'è mai. E questa è una cosa, poi, un tema molto, molto moderno, no? Questa solitudine del malato, questa incapacità nel trovare i nomi, questa malattia per cui muore, ed è una malattia che viene continuamente, no? L'intestino cieco, il rene mobile. Viene interpretata in vari modi, ma nel racconto Tolstoi non ci dice mai qual è la malattia e perché muore, ma anche perché non è importante. Insomma, quello che è importante, secondo me, è proprio l'arrabattarsi, cercare di interpretare qualcosa che non si conosce. È quasi la persecuzione di Ivan Illich per un certo tempo come malato immaginario. E invece la sua consapevolezza di essere un malato che sta per morire. E quindi il suo lavoro di elaborare la morte. Lavoro che poi ci porterà a un finale,
che di per sé è anche criptico. Credo che molto si è scritto e molto si è cercato di interpretare sul senso che viene fuori da questo finale. E io cerco di stimolarvi perché diate una vostra interpretazione a questo finale, che forse è la cosa più interessante di tutto il racconto, insomma, no? Come lui alla fine trova un senso e come accetta e come la morte in qualche modo, questa fatica di morire, viene superata in questo modo così, così brillante, diciamo così, con questa trovata così, così grande di Tolstoi. Però, come dire, non è così facile comprendere a fondo il cambiamento che avviene nel protagonista proprio alla fine, come avviene, perché avviene, cosa succede in lui, insomma, questo passaggio. E allora forse su questo vale la pena, se volete, che chi ha voglia di ascoltarsi il racconto, magari che scriva qualcosa, che scriva la sua interpretazione, sulla quale magari se volete ci confrontiamo. Non è facile da leggere, nel senso non è facile da riprodurre il clima. E quindi, soprattutto all'inizio, il problema anche della lettura era quello di riuscire a ricreare questa chiave ironica, questa chiave un po' di presa in giro di questo mondo, no? Che si rappresenta con le sue azioni, con i suoi comportamenti. E andando avanti, invece, il momento tragico prevale. E allora anche con la lettura, insomma, vale la pena far sentire questa tragedia che coinvolge il personaggio e sottolinearla. Bene, detto questo, mi auguro che se non volete leggerlo, insomma, ovviamente, se preferite leggerlo, forse è meglio, insomma, le cose, si leggono. Ma chi ha voglia invece anche di ascoltarlo, si possono fare anche tutte e due le cose, può esserci un piacere anche nell'ascolto, oltre che nella lettura, insomma. Mi auguro che possa avere l'interesse di farlo e poi di meditarci sopra come merita, di trovare anche tutti i punti di attualità, di modernità, di questo grande, grande, come vogliamo chiamarlo, racconto, romanzo, insomma, una delle cose più belle che sono mai state scritte, secondo me. Un saluto.